Salve a tutti, benvenuti a una lezione sui virus che ci permetterà di conoscere qualche elemento in più su questo particolare mondo microscopico. Anzitutto dobbiamo definire da dove deriva la parola virus. La parola virus deriva dal latino e letteralmente proprio vuol dire tossina o veleno. Occorre però definire che cosa è un virus. Diciamo che generalmente il mondo biologico tende oggi a considerare i virus come entità biologiche, proprio perché in realtà non sono né organismi prettamente viventi né organismi prettamente non viventi, sono un po' in mezzo tra i viventi e i non viventi. Ecco che allora possiamo andare a definire un virus come un microorganismo acellulare, cioè un microorganismo che non è costituito da cellule, che è un parassita obbligato. Poi vedremo più avanti è un endoparassita obbligato. Parassita cosa vuol dire? Vuol dire quindi che questi organismi non possono sopravvivere se non utilizzando le risorse di altri organismi viventi, quindi parassitandoli. E questo poi vedremo sarà fondamentale proprio per la loro riproduzione. Obbligato vuol dire che o fa parassitismo su un altro organismo vivente o non ha proprio motivo di poter procedere con la propria riproduzione o comunque sia di replicarsi. Diciamo che la caratteristica dei virus è proprio quella di replicarsi solamente ed esclusivamente all'interno delle cellule di altri organismi. Altri organismi che però possono essere di svariate tipologie, tant'è che i virus possono andare ad infettare piante, quindi sostanzialmente i vegetali, animali a tutti i gradi di livello, quindi animali più o meno complessi, più o meno grandi, e fino ad infettare anche altri microrganismi, per esempio i batteri, svariate tipologie di batteri, ma anche gli archebatteri. Gli archebatteri o denominati anche archea sono un gruppo molto particolare di organismi, ovviamente organismi microscopici, alcuni dei quali sono proprio definiti estremofili per la loro elevatissima adattabilità a vivere in ambienti cosiddetti estremi per moltissime altre forme di vita, quali per esempio potrebbero essere le zone prossimali delle bocche delle grandi sorgenti idrotermali piuttosto che le grandi profondità delle fosse oceaniche. In questo schema che potete vedere qui evidenziato c'è un po' una comparazione tra batteri e virus. Anzitutto la prima caratteristica che salta all'occhio è relativa alla estrema differenza di dimensioni. Per i batteri siamo nell'ordine del millesimo di millimetro, quindi se vogliamo siamo nell'ordine della milionesima parte del metro. Per i virus no, siamo nella miliardesima parte del millimetro, quindi i virus sono estremamente più piccoli rispetto alla maggior parte dei batteri. Chiaramente la più grande differenza poi qual è? Che i virus abbiamo detto non sono organismi viventi, mentre invece i batteri sappiamo sono organismi viventi, sono organismi costituiti da un'unica cellula, pertanto vengono definiti unicellulari, sono molto semplici rispetto poi a esseri viventi unicellulari anche più complessi, come ad esempio gli eucarioti. Tant'è che i batteri vengono raggruppati nel gruppo dei procarioti. I batteri possono riprodursi autonomamente, cosa che invece non possono assolutamente fare i virus, che necessitano proprio di un ospite per la loro riproduzione, un ospite da parassitare, di cui parassitarne le cellule. I batteri possono essere soppiantati, possono essere eliminati se utilizziamo per esempio gli antibiotici, cosa che invece non possiamo fare con i virus, avremo modo di vederlo più avanti. I virus li possiamo trattare e sconfiggere esclusivamente con gli antivirali. Hanno però delle caratteristiche in comune. Entrambi possono infettare anche gli esseri umani, anche se alcuni batteri sono, come per esempio i batteri che stanno nel nostro apparato, intestinale, possono essere anche batteri positivi. I virus invece no, i virus in generalmente sono sempre patogeni. Entrambi, sia batteri che virus, si presentano in svariate forme, in svariate morfologie, avremo modo di vederlo nelle slide successive, ed entrambi hanno la caratteristica comunque comune di contenere sia delle proteine che del materiale genetico. Ma la domanda che può sorgere è: quando si è iniziato a parlare di virus? Beh, diciamo che alla fine dell'Ottocento si è iniziato ad osservare degli effetti dei virus in laboratorio. Chiaramente è ovvio che le infezioni virali hanno colpito l'umanità
dell'umanità ben prima della fine del 1800, però si è iniziato proprio a focalizzare su che cosa potesse essere l'effetto determinato dai virus e quindi andare a ricercare qual era il microorganismo che causava questo effetto alla fine dell'Ottocento, in particolare nel 1892 uno scienziato, Dmitry Ivanovsky, vide un effetto appunto negativo particolare nelle piante del tabacco. Il tabacco è un angiosperma, quindi una pianta che produce dei fiori. Però lui aveva potuto identificare che la malattia, che poi si chiamerà malattia del mosaico del tabacco, determinava un effetto deleterio che non era determinato comunque sia da un batterio, ma da un qualcos'altro. Solo 6 anni più tardi, nel 1898, sarà poi un altro scienziato, Martinus Beijerinck, che scoprì proprio il virus del mosaico del tabacco e quindi di conseguenza saprà individuare proprio quello che è l'agente eziologico della malattia. In questa immagine vedete il virus del mosaico del tabacco che generalmente ha come acronimo TMV, proprio dalla dizione inglese di Tobacco Mosaic Virus. Altro non è che un filamento di RNA, che è sostanzialmente il suo materiale genetico, avremo modo dopo di vederlo in dettaglio maggiore, dicevo, un filamento di materiale genetico rivestito di proteine e in maniera elicoidale. Chiaramente questa malattia, quindi il virus del mosaico del tabacco, non colpisce solamente la pianta del tabacco, quindi solamente Nicotiana tabacum, ma colpisce anche per esempio la canna da zucchero, la pianta del cetriolo, la pianta dei piselli, piuttosto che altre specie, come per esempio Zea mais, che è il mais, Solanum tuberosum, che è la pianta della patata, piuttosto che Lycopersicum esculentum, che è il comune pomodoro che noi mangiamo. Perché si chiama così, virus del mosaico del tabacco? Perché proprio sulle superfici fogliari, come possiamo andare a vedere, si creavano queste aree di malessere, se vogliamo, un po' a chiazze. Ecco perché si chiama proprio mosaico. Chiaramente quello è stato il primo passo. Da allora sono state più di 5.000 le specie di virus che sono state descritte dettagliatamente, anche se in realtà gli scienziati ritengono che esistano milioni di specie di virus. E se ci pensiamo un attimo, milioni di specie di virus sono molte di più rispetto a quelli che si ritiene essere le specie di insetti. Si ritiene che ci siano più di 1 milione di specie diverse di insetti e già si ritiene che siano tantissime. Virus sono milioni e milioni, però chiaramente il mondo è talmente microscopico, il mondo dei virus, come vedremo dopo, il mondo della virologia, che molte ovviamente è anche difficile andarla a descrivere bene. In questa immagine invece vi ho messo alcuni virus che sono particolarmente conosciuti, come possono essere il virus dell'HIV, il virus dell'epatite B, il virus Ebola, il comune virus dell'influenza e poi un tipo di virus particolare che sono i virus batteriofagi, di cui avremo modo di parlare più avanti. E qui vedete appunto svariate morfologie del mondo, dei virus. Dove si trovano? Beh, i virus si trovano un po' in tutti gli ecosistemi della Terra, quindi dai ghiacci polari piuttosto che nelle zone aride, piuttosto che nelle foreste pluviali, ovunque sostanzialmente. E come ho detto, rappresentano l'entità biologica che sicuramente è preponderante in assoluto. Anche qui vi ho messo altre immagini delle morfologie dei virus che vedete qui al lato, sia a sinistra che a destra. Beh, la disciplina che studia i virus è la virologia. Che cos'è la virologia? Non è altro che una branca, se vogliamo, della microbiologia. La microbiologia studia i microrganismi, quindi la biologia di organismi microscopici, alcuni dei quali sono virus, alcuni dei quali infatti vengono studiati proprio dalla virologia. Come sono costituiti i virus? Beh, quando non vanno ad infettare una cellula, hanno una forma, potremmo definire, indipendente e inattiva, che è nota sotto il nome di virione. I cosiddetti virioni sono costituiti da alcune parti. Anzitutto all'interno, come vediamo in questa immagine, c'è il loro materiale genetico, che può essere DNA o RNA. Avremo modo di parlarne dopo. Quindi lì ci sono le informazioni genetiche. Queste sono protette da un rivestimento, invece, che
Si chiama capside, eccolo qui in giallo, lo vediamo, ve lo sto cercando con il mouse, che appunto protegge, ha la funzione di protezione del materiale genetico. Eventualmente può essere presente una sacca di lipidi che riveste il capside e in alcuni virus, in particolare quelli degli eucarioti, oltre al capside può essere presente ancora un altro rivestimento che si chiama pericapside o peplos. Pericapside che significa appunto che sta attorno al capside e che è costituito da fosfolipidi, sostanzialmente da glicoproteine. Qui, per esempio, nel virus dell'influenza possiamo vedere questa struttura. Abbiamo qui al centro l'RNA, quindi il nostro acido ribonucleico, e appunto abbiamo il capside e poi altre strutture che lo circondano. Poi possiamo comunque sia dire che la singola particella di virus è denominata, abbiamo detto, virione, e è il modo in cui noi possiamo isolare i virus. Però la caratteristica principale è che il virione va ad infettare una cellula di un organismo vivente, quindi la parassita si lega tramite a delle proteine di membrana, si lega alla membrana plasmatica ed è in grado di iniettare all'interno della cellula, va ad iniettare il suo genoma virale, che può essere, abbiamo detto, RNA o DNA. Sostanzialmente il virus cosa fa? Grazie a questo genoma virale che viene iniettato, va a fare in modo che tutti i processi cellulari vengano convertiti a suo vantaggio. Quindi la cellula non produca più repliche del proprio DNA o materiale, quindi proteico per esempio, per tutti i suoi costituenti cellulari, ma va a costituire i pezzi del singolo virus. E quindi di conseguenza poi questi pezzi verranno assemblati e dalla cellula fuoriusciranno i vari non potuti riprodurre proprio perché il virus ha un po' dirottato, se vogliamo, la produzione della cellula a suo vantaggio, quindi a proprio vantaggio. Qui vediamo un'altra immagine dove abbiamo un virus particolare, sono i virus batteriofagi che quindi vanno a parassitare i batteri. Abbiamo detto che hanno RNA o DNA che viene iniettato all'interno della cellula, in questo caso della cellula batterica, e che svolgono quel processo che vi ho detto prima. Questo è un virus particolare, vedete, ha quasi delle zampette se vogliamo, e questo è il capside, quindi, che raggruppa, che protegge il materiale genetico e appunto da lì poi viene iniettato all'interno della cellula. Queste sorte di zampette servono, che si chiamano fagi, servono al di proteine di membrana alla cellula. Sono molto piccoli i virus, lo abbiamo detto, e molto spesso non sono visualizzabili con il microscopio elettronico. Generalmente un virus ha una dimensione che è almeno un centesimo più piccola di quello di un batterio. Come si trattano i virus? Beh, generalmente un organismo può dare una risposta immunitaria contro un virus infettante, però le risposte immunitarie le possiamo anche dare noi tramite dei vaccini, che quindi di conseguenza cosa sono? Sono delle immunità però acquisite artificialmente, quindi grazie all'iniezione del vaccino, che proteggono di conseguenza da una specifica infezione virale. Esistono poi delle infezioni, come per esempio l'AIDS o l'epatite virale, che però riescono a eludere queste risposte immunitarie e quindi di conseguenza l'infezione in quel caso diventa perenne, diventa poi cronica. Una cosa importante è che gli antibiotici non curano dei virus, non hanno alcun effetto sui virus, mentre invece sono i farmaci antivirali che permettono di sconfiggere i virus. Questo è sostanzialmente un grafico che ci fa vedere come il virus si attacca al binding, fa all'interno tutto quello che vi ho detto prima, quindi sostanzialmente converte la centrale cellulare a produrre a proprio vantaggio i componenti e poi fuoriescono i virioni con una fase che si chiama budding. Questo sostanzialmente è quello che accade nell'attività di biosintesi cellulare che produrrà i virioni. E qui ne vediamo un esempio dei virioni che fuoriescono dopo aver danneggiato la cellula. Da quando esistono i virus? Beh, i virus forse esistono fin dall'evoluzione delle prime forme viventi, delle prime cellule viventi, però non abbiamo molte notizie di questo, proprio perché i virus non formano fossili come potrebbe formare una conchiglia calcarea piuttosto che uno scheletro. Diciamo che il genoma dei virus può essere o DNA o RNA e quindi di conseguenza vengono chiamati o DNA virus o RNA. DNA ed RNA sono appunto gli acidi nucleici costituiti, come sappiamo, dalle basi azotate. Nel DNA sono adenina, guanina, citosina e timina e invece nell'RNA all'adenina viene sostituito l'uracile.
Il DNA ha la caratteristica forma a doppia elica grazie a dei legami a ponti di idrogeno che fanno anche in modo che si mantenga questa struttura e le singole basi azotate complementari si uniscono tra di loro. All'adenina corrisponde la timina, alla guanina corrisponde la citosina. Poi ci sono anche degli zuccheri, per esempio nell'RNA o acido ribonucleico c'è il ribosio, nel DNA invece c'è il desossiribosio, tant'è che si chiama acido desossiribonucleico. Un'altra caratteristica dei virus qual è? È quella che possono subire delle mutazioni genetiche, poi le possono subire tramite vari meccanismi. Qui vi ho messo ad esempio alcune mutazioni del virus H1N1, dove ci fa vedere proprio come modificando qualcosa, per esempio nel caso di questa mutazione si modifica un amminoacido, quindi uno di quelli che sono i mattoncini costitutivi delle proteine. In particolare, ad esempio, gli scienziati hanno potuto identificare che la sostituzione dell'amminoacido isoleucina con la lisina era in grado addirittura di aumentare notevolmente la capacità del virus proprio di infettare le cellule respiratorie legandosi. Chiaramente, qual è lo svantaggio? Che se un virus muta, noi elaboriamo un antivirale per una determinata mutazione, ma magari poi il virus continua a mutare, quindi quell'antivirale può non essere più efficace contro un'altra, per esempio, mutazione. Abbiamo già detto che i virus sono estremamente abbondanti, addirittura milioni e milioni di specie, e sono proprio le più abbondanti entità biologiche sul nostro pianeta e addirittura superano tutti gli altri esseri viventi messi insieme, se consideriamo il numero delle specie. C'è però una caratteristica dei virus, è che la maggior parte dei virus in generale può infettare solamente una gamma limitata di ospiti, di esseri viventi. Addirittura ci sono molti virus che invece infettano un'unica specie, quindi si dice che sono specie specifici. Qui vedete appunto due immagini che ci fanno vedere, soprattutto quella di sinistra, molte morfologie dei virus. E poi i virus ovviamente hanno anche una loro sistematica, un po' come tutti gli esseri viventi, pur non essendo, ribadiamo, i virus organismi viventi. E quindi vengono raggruppati per esempio in delle famiglie, piuttosto che in delle classi, piuttosto che anche in categorie tassonomiche, in categorie sistematiche diverse. E qui per esempio abbiamo dei gruppi come gli herpes viride, piuttosto che i coronaviride, piuttosto che i papillomaviride, sono un po', le famiglie che possono essere più conosciute anche proprio a orecchio. Diciamo che quindi riguardo alla specificità o meno dei virus, vi porto due esempi, il virus del vaiolo e il virus della rabbia. Sono due malattie che sicuramente chiunque di noi almeno a orecchio ha sentito qualche volta. Ebbene, il virus del vaiolo ha la caratteristica di infettare solamente, una specie, solamente la specie umana. Tant'è che si dice che è uno di quei virus che ha una gamma, di ospiti potenziali molto ristretta, in questo caso un virus specie specifico. Mentre invece esistono altri virus, come ad esempio il virus della rabbia, che può colpire i cani, può colpire le volpi, piuttosto che i cervi, piuttosto che i cavalli, le pecore, le mucche, quindi varie specie di mammiferi. Ecco che allora quest'altro tipo di virus è invece un virus che ha una gamma di ospiti sicuramente più vasta. In generale possiamo dire però che i virus che infettano i vegetali, quindi che infettano le piante, sono innocui per gli animali e in generale la maggior parte dei virus che infettano gli animali sono innocui per gli esseri umani. Il problema quale può essere? Che da un animale passa un virus in un umano e generalmente la cosa si ferma lì, cioè quell'umano viene contagiato, ma poi l'infezione non passa da umano ad umano. La cosa più grave quale può essere invece? Che poi dall'umano il virus sia in grado, magari anche mutando, di passare di umano in umano. Ecco che allora la situazione assume indubbiamente una maggiore gravità. Possiamo poi dire ancora che, come abbiamo visto, la microbiologia era la scienza che studiava gli organismi microscopici, quindi i microrganismi, la virologia era quella che studiava in particolare i virus. C'è però una parte della scienza medica che studia come si trasmettono i virus e quindi anche come controllare poi le infezioni dei virus negli esseri umani, negli uomini, ovviamente uomini e donne. E questa branca si chiama epidemiologia virale, cioè quella che studia le epidemie causate appunto dai virus.
Diciamo che la trasmissione dei virus può avvenire in due modi, può essere di tipo verticale, quindi di generazione in generazione, quindi il virus si trasmette dalla madre malata al figlio, può anche non trasmettersi, o orizzontale, cioè si trasmette tra individui della stessa specie, in questo caso umani, che però non hanno legami di parentela, non hanno dei legami sostanzialmente di tipo genetico. Ora, in generale abbiamo detto anche prima che i virus si trattano con gli antivirali, però loro praticamente che cosa fanno? Utilizzano, abbiamo detto, le cellule per potersi replicare e per aumentare chiaramente di numero. In generale, però, purtroppo è molto difficile utilizzare un farmaco antivirale che possa colpire il virus ma non colpire le cellule. Anzi, è molto frequente che, se non quasi praticamente certo, che molto spesso i farmaci antivirale vanno a causare degli effetti tossici purtroppo anche alle cellule degli ospiti. Quindi, antivirale, gli approcci medici più efficaci sono sostanzialmente le vaccinazioni, che quindi forniscono all'ospite l'immunità alle infezioni, e poi ovviamente quelli che abbiamo detto essere i farmaci antivirale, che vanno appunto a interferire con la replicazione del virus. In quest'ultima immagine vediamo appunto il meccanismo di liberazione dei virus può essere di due tipi, può essere o di gemmazione o perlisi cellulare, e la caratteristica è che, se vi ricordate prima quando ho spiegato che cos'era il pericapside, i virus con il pericapside fuoriescono per gemmazione, mentre quelli privi del pericapside, come per esempio il virus Ebola, invece fuoriescono per lisi cellulare. Lisi praticamente è la rottura della parete cellulare somatica della cellula stessa. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato in questa lezione sui virus, e in quest'ultima slide vi ho aggiunto tre link dove potete proprio tre siti dove ho provveduto a caricare la maggior parte delle mie pubblicazioni scientifiche, per cui andate in questi link e cliccate nel mio profilo. Questi link vi portano direttamente ai miei profili. Cliccando sui numeri potete scaricare assolutamente in maniera gratuita tutti i PDF delle mie pubblicazioni scientifiche. Vi ringrazio. Alla prossima!